Parlerò di una cosa molto importante. Voi potete immaginare quanto la cultura, l'informazione, la formazione rendono l'uomo più ricco, rendono gli operatori della sanità, parlo dei medici, ma parlo anche di tutte quelle persone che sono a corredo del medico e che fanno un'attività importante di supporto. E allora voi capite bene che qualcheduno ha pensato a fare una scuola di alta formazione. Uno può dire, ma che esagerazione, alta formazione, cosa vuol dire? Vuol dire che nell'alta formazione in medicina vengono trattati, direi, una miriade di temi che sono temi che mediamente, molto spesso, nell'interno della facoltà di medicina e anche facoltà di biologia o facoltà affini, non si trattano temi di questo genere. Ad esempio, faccio un esempio, gioco in casa, voi sapete che io sono un laureato in fisica, che poi si è laureato in medicina. Allora, l'aspetto della biofisica, che sembrerebbe una cosa molto diversa, la fisica è una scienza perfetta, ma cosa c'entra la fisica con l'attività del corpo umano? Sembrerebbe quasi una roba veramente fuori dal mondo. No, è il rovescio della medaglia. Io continuo a dire, ma noi della medicina, guarda, faccio vedere la mia mano, è pari alla vostra. Certo, c'è delle caratteristiche diverse, forse i segni, la lunghezza delle dita, ma noi medici continuiamo a guardare questo particolare. Questa è la mia mano, è la mano dello Spaggiari. E io dico, ma scusa, e qui ci avvengono tutti i rapporti che la medicina, in maniera giusta, corretta, dice, ma sono rapporti di tipo biochimico. La biochimica è la base, ancora oggi, della medicina moderna. Ma io invito la gente a dire, ma scusa, ma la mano è composta anche da questo lato, e questo lato non è una cosa diversa da questo, è sempre la mia mano, ma guarda caso ha un aspetto diverso, ha delle forme diverse, ha, direi, una struttura diversa rispetto a questa, e questa è la biofisica. Allora, quando parliamo di biofisica, non è una cosa diversa. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, sì, abbiamo approfondito lezioni di biofisica, abbiamo approfondito lezioni di biologia, abbiamo approfondito tanti temi che vengono, direi, dimenticati. Abbiamo approfondito l'epigenetica. Ma cos'è l'epigenetica? Sembra una roba grande, altisonante. Epigenetica è una genetica. No, va molto al di là della genetica. E perché va molto al di là? È perché, guarda caso, i nostri geni sono sensibili. Sì, provengono, direi, dai nostri genitori. Sì, certo, una parte. Provengono dai nostri nonni. Sì, certo, una parte. Ma tutto il resto dipende dall'ambiente. Cosa vuol dire con l'ambiente? Voglio dire l'inquinamento? Sì. Voglio dire i campi elettromagnetici? Sì. Voglio dire l'alimentazione? Sì. Voglio dire l'insoddisfazione lavorativa? Sì. Vuol dire che io ho un rapporto critico con la mia società nella quale io vivo? Sì. Allora, tutti questi fattori vanno a modificare il comportamento dei nostri geni. E allora vedete che c'era bisogno di una scuola ad alta formazione, perché, vi dicevo, nelle nostre università, sì, possiamo fare dei corsi molto importanti, quando ci laureiamo, caspita, ci sono degli elementi fondamentali che sono materie importanti per la medicina. Ma qui è un'alta formazione che va molto al di là dell'indirizzo di formazione che qualunque scuola può dare. E allora anche qui
Come facciamo? Abbiamo delle informazioni? Volete saperne di più? Volete sapere chi sono i professori? Volete sapere la loro qualifica? Cosa spiegheranno? Quante ore impiegheranno? Eccetera? Bene, vada, andate. sellwellbenitalia.it. Lì saprete tutto. E a questo punto io penso che veramente noi stiamo facendo un servizio per l'evoluzione della conoscenza nella nostra società.